primi a sapere della la notizia, insomma, ad apprendere la notizia dell'arrivo dei profughi, è stato proprio lei. Come l'ha saputo? Ma guardi, a me mi è arrivata una telefonata dal nostro Don Italo, in cui mi annunciava l'arrivo dei profughi. Io immediatamente, come ha potuto vedere nella serata di stasera, ho chiamato Andrea. Io e Andrea siamo come due fratelli, quindi è un rapporto molto particolare, non è solo sindaco, vice sindaco, viviamo in simbiosi. Dopodiché è partito tutto quello che lei ha potuto vedere in questa serata. E naturalmente con l'amarezza dei cittadini, le problematiche e tutte le situazioni che siamo riusciti attualmente a mettere in moto, e confido che il problema lo risolveremo, perché comunque la popolazione è con noi, e questo penso che sia la soddisfazione massima per un amministratore, vedere l'affetto dei suoi cittadini. A chi si chiede se gli spazi potevano essere magari riservati a persone bisognose magari del paese, della parrocchia, cosa rispondiamo? Ma assolutamente, anche adesso io ho già, come detto nella riunione, c'erano accordi non scritti ma con persone sicuramente presenti, in cui dovevano andare e presumo andranno a famiglie bisognose, che possono essere sia di Ortovero come dei paesi vicini. Io ci confido, questo era l'accordo, ci ho messo la faccia e farò di tutto perché venga rispettato questo accordo, perché lì veramente quella canonica a rappresentare il Museo di Frateme Maria, quindi una persona, una di spicco del paese che ha dato tanto, c'è il sudore dei nostri vecchi, e non vedo come chiunque possa prendere un qualcosa dove gli anziani dal paese hanno dato l'anima. Chiudiamo con un invito magari alla popolazione anche a mantenere comunque toni calmi. Assolutamente d'accordo, sanno la popolazione di mantenere toni calmi, non è il caso di adesso effettuare allarmismi, cerchiamo di monitorare la situazione, e chi mi conosce, in questo caso parlo in prima persona, sa che sono una persona testarda, e con l'aiuto di tutta l'amministrazione, in particolar modo del nostro Andrea Delfino, il sindaco, ci porteremo sicuramente a casa l'obiettivo di riuscire a aiutare i nostri cittadini.